Buongiorno a tutti dal Brusket, buon sabato mattina. Il video di oggi vuole essere un video di tutorial, chiamiamolo così, per consumare di meno in auto. Perché, come ben sapete, in questo periodo, negli ultimi 15-10 giorni, la benzina e il gasolio hanno avuto un'impennata di prezzi non indifferente. Per cui a fare un pieno viene a costare praticamente tra gli 80 e i 100 euro. Dipende anche dal tipo di macchina, dal tipo di dove si va a fare il pieno, anche perché comunque avete notato che i distributori hanno dei prezzi impazziti, no? Fino a 10 giorni fa, 15, era già alta la benzina perché veniva tra 1,80 e 1,90, però i prezzi erano tutti abbastanza livellati, cioè anche tra le pompe bianche si giocavano tutti il centesimo, mentre adesso anche tra le pompe bianche c'è quella che fa 2,09 euro e quella che fa 2,21 euro, ho visto addirittura, o 2,15 euro, 2,18 euro, delle cose del genere. Poi se andiamo alle pompe, diciamo, colorate, tipo Eni, Tamoil, IP, eccetera, i prezzi sono molto più alti ancora. Addirittura ho visto 2,30 in certi posti. Quello servito, non servito, costava 2,21, 2,22, potete capire a fare un pieno cosa viene a costare. E da notare che il gasolio in molti casi costava di più della benzina di anche 3-4 centesimi, anche di più delle volte. E parlo della mia zona, quindi non parlo di Milano, Genova, Torino, parlo della zona dell'Alessandrino, vicino alla provincia di Asti, per intenderci, zona così. Comunque, cosa si può dire? Per risparmiare bisogna praticamente andare più piano, prevedere il percorso, non avere fretta e cercare di utilizzare la macchina quando serve, almeno evitare di andare in macchina in maniera inutile, perché tutte le volte che si scende dalla macchina si consuma ovviamente. Allora, nel mio caso, faccio l'esempio con la mia macchina, ma si può anche fare l'esempio, questo esempio può essere poi trasferito a qualunque macchina ovviamente. Allora, io ho una Fiat Tipo 1400 Turbojet, T-Jet, da 120 cavalli, benzina. La macchina in questo momento ha 25.600 km, ho preso un po' di spunti perché sennò poi faccio confusione. Dunque, in 25.600 km, con la benzina a prezzi comunque alti ma umani, quindi negli ultimi 2 anni c'è stato uno sbalzo di prezzo che da 1,60 è andato a finire anche 1,20, 1,30, poi è cominciato a risalire ed è arrivato ai giorni nostri a 2,09 euro, 2,10 euro, 2,09 euro, 2,10 euro, 2,21 euro, eccetera. Diciamo che nell'ultimo anno il prezzo medio era intorno a 1,60, 1,70 più o meno, che era già cara, attenzione, era già molto cara, e adesso si è aumentata ancora di più. Comunque, in 25.600 km io con la mia macchina, con un percorso urbano leggero, ovvero non, un percorso non completamente cittadino, ma con provinciale, con tanto traffico, tante rotonde e quindi con un'andatura non costante, magari in alcuni punti abbastanza rapida, ma non costante. Riesco a tenere medie reali che vanno dai 12,5 ai 13,5 massimo. Diciamo che nella realtà, vuoto per pieno, sto sui 13 km con 1 litro, ok? 13. Addirittura è più facile stare sotto. Praticamente io ho preso come riferimento un pieno fatto a luglio, 7 mesi fa, 7-8 mesi fa. Avevo fatto circa 40 litri e la benzina all'epoca costava 1,59 euro. E l'avevo pagato 63,96 euro, 64 euro il pieno, ed era già una bella cifra, eh?
Oggi, cioè qualche giorno fa, ho fatto un pieno, una pompa di benzina che la vendeva 2,09 euro, quindi in proporzione alle altre era una delle meno care. Ho sempre fatto 40 litri e ho speso 83,60 euro. Quindi praticamente ho speso circa 20 euro in più su un pieno. Facendolo 3 volte al mese, più o meno, andrei a spendere in più 80 euro in più su tutti i pieni io al mese, col mio consumo e la mia percorrenza. Ovviamente la stessa cosa se uno fa più chilometri verrebbe poi amplificata, quello è logico. Allora, tenendo conto del consumo medio di 13 km con 1 litro, in situazione normale, io con 40 litri percorro circa 530 km. Diciamo che in questi 25.000 km più o meno la mia percorrenza a settimana è simile a questo percorso qua. Settimana 10 giorni, 10 giorni più o meno. Quindi io sfruttando la mia tecnica, che poi non è che ho scoperto l'acqua calda, in pratica io adesso in questo momento ho staccato il climatizzatore, tengo sempre le luci spente di giorno. E poi mantengo una media di velocità massima tra i 70 e 80 all'ora, aiutandomi con il limitatore di velocità in modo da non superarla. Cioè, ho messo un limitatore 80 all'ora, quindi non posso andare oltre gli 80 all'ora di velocità. Da 0 a 80 all'ora io la macchina praticamente la uso normalmente, potrei anche accelerare di brutto, eccetera, consumerebbe comunque di più, però mantengo la velocità massima disponibile 80 all'ora. In questo range di velocità cerco di cambiare il meno possibile, accelerare il più gradatamente possibile, frenare il meno possibile, eccetera. E ho notato le seguenti cose. Il cruise computer, quello che ti dà la velocità del consumo medio, ha una precisione sulla tipo di 1 litro in più a favore del consumo. Cioè, mi spiego, è praticamente ha un sistema di calcolo che è favorevole. Cioè, se lui segna 18 km con 1 litro, l'auto in realtà ne ha consumati 17. Quindi il dato che vedete dovete togliergli 1 km al litro, facendo il calcolo del consumo nella realtà. Quindi normalmente io stavo tra i 14 e i 13 con 1 litro come consumo, quindi in realtà avevo fatto una media tra i 12 e i 13 nella realtà. Adesso il computer mi fa una media che sta tra i 15 e i 16, più o meno, più verso i 15. Quindi togliendo 1 km vuol dire che la macchina mi ha fatto i 14. Quindi limando ancora un po', facendo i pessimisti, in situazione normale dovrei stare sui 12 e mezzo. Quindi in questo momento io sto sui 14 e mezzo. Quindi da 12 e mezzo a 14 e mezzo ci sono 2 km di differenza in più che posso fare. Quindi ho migliorato il consumo di 2 km al litro, indipendentemente dalle condizioni. Cioè, è ovvio che in situazioni normali esagero, faccio anche 10. Se vado più piano faccio presto a fare i 12-13 perché è più facile, no? Ma mantenere una media più alta ancora con motori che comunque non consuma pochissimo e su una strada
un traffico medio-alto per la zona, alle volte non è semplice. Comunque, dai conti che ho fatto, ho migliorato di 2 km al litro in più che posso fare. Quindi, semplificando, se con una media di 13 km al litro, che è quella che facevo prima, con 40 litri percorro 530 km, adesso con una media che si avvicina ai 15, ovvero 2 km al litro in più, sempre con 40 litri, faccio 600 km di strada, ovvero 70 km in più, perché da 530 a 60, 600 sono 70 km in più, e non è poco. 70 km di percorso corrispondono a 15 km con un litro, corrispondono a 4,6 litri di benzina che ho risparmiato rispetto ai 13. Quindi io, andando con questa media qui molto più bassa, per ogni pieno da 40 litri, percorrendo più strada, risparmio 10 euro sul prossimo pieno. Quindi faccio 3 pieni, sono 30 euro al mese risparmiati, ovvero calcolando che adesso il pieno mi sarebbe costato 20 euro in più, quindi 3 pieni sono 60 euro, ho risparmiato il 50%, e quindi è come se la benzina per me costasse, invece di 2,09 euro, costasse 1,90 euro, 1,70 euro più o meno, 1,80 euro, ecco, come costava all'inizio dell'anno più o meno. Ovvio che se la benzina aumentasse ancora esageratamente è impossibile avere un risparmio ulteriore, a quel punto la macchina deve star ferma, perché comunque questo tipo di auto meglio di così secondo me non riesce a fare. Cioè, per strada, quando tieni delle medie massime tra i 70 e 80 all'ora, allora la spingi a piedi, ecco, allora cambi macchina, ci saranno delle macchine che consumano un po' di meno, ma comunque una macchina tipo, delle dimensioni della tipo, con motore da 120 cavalli e benzina, miracoli non ne puoi fare, ecco, intendiamoci, almeno su quel tipo di vettura lì. Questo è un piccolo esempio che volevo proporre al canale, e praticamente spero che sia utile a tutti. Ciao e buon sabato.